Avenue, and the second bid of the week. Grazie dell'opportunità di parlare di questo argomento, che è un argomento che riempie le nostre riflessioni all'università da più di due decenni. È difficile in 5 minuti scegliere quale argomento portare all'attenzione di questo consesso. La difficoltà mi è in parte alleviata dall'intervento di Luciano D'Amico, che è sempre molto preciso e che condivido in pieno. Io vorrei parlare, ovviamente premetto che parlo della fusione come primo passo verso la costituzione di un'area metropolitana più estesa e più importante. Voglio isolare un solo concetto, perché in 5 minuti più di questo non posso fare, ed è un concetto che era stato introdotto già da Moreno di Pietrantonio, e cioè il fatto che questo territorio deve sviluppare una nuova capacità di competere. E sulla parola capacità, secondo me, bisogna ragionare sul doppio significato. Gli inglesi sono sempre più precisi di noi. Capacità in inglese si traduce con capacity, ma anche con capability. Capability è la potenzialità intrinseca nel territorio di fare certe cose. Capacity è l'attitudine del sistema a mettere in valore queste potenzialità e tradurle in atti concreti. Bene, io credo che sia fuori di dubbio che questo territorio ha una capability ad essere la città del Medio Adriatico. Per le questioni della geografia, siamo nella famosa T della infrastrutturazione, siamo in un luogo che la geografia ci ha comunque premiato. Qualcuno ha detto però che le opportunità offerte dalla geografia, se non sono colte, vengono poi inevitabilmente penalizzate dalla storia. Allora noi dobbiamo cogliere le opportunità, passando appunto dalla capability alla capacity, e cioè dobbiamo fare in modo che questo sistema si organizzi per rispondere in maniera adeguata alle sfide della competizione. L'Europa ci spinge a ragionare di competizione e di coesione, che a prima vista sembrerebbe un ossimoro. Essere coesi può sembrare il contrario di competere, ma ovviamente, come ho detto in altre occasioni, questo ossimoro si risolve nella trascalabilità. La coesione di un livello è necessaria per competere ad un livello successivo. Allora la competizione per cui ci dobbiamo attrezzare è proprio quella di rendere questo sistema coeso e capace di affrontare nuove sfide. Nuove sfide che sono insite nella mutazione della città. Tutti gli ultimi saggi scritti sulla crisi, sulla morte e la rinascita delle città, no? Prossimo convegno nazionale dell'IO, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, quale mi onoro di appartenere ai massimi livelli nazionali, a Napoli parlerà appunto di crisi e rinascita delle città. Le città sono in crisi nella loro organizzazione tradizionale, rinascono attraverso una diversa organizzazione istituzionale. I limiti e le disfunzioni che possono essere insite in questa metamorfosi devono essere trasformate da problema a risorsa. I limiti e le disfunzioni che sono comprese in questa metamorfosi sono state più volte considerate nel termine nomadismo, cioè queste città sono città nomadi, e non parlo solo di 120.000 veicoli che giornalmente entrano ed escono dai confini comunali, parlo proprio di nomadismi concettuali, dalla persona all'istituzione, dal luogo all'ambiente, dalla città come forma chiusa alla città come forma aperta. Ecco, questa è la sfida che abbiamo di fronte. Noi dobbiamo trasformare questi cambiamenti da limiti e disfunzioni a opportunità e sviluppo. Se ho finito il tempo, voglio solo concludere citando non un urbanista, ma Monsignor Forte, che ha scritto un bellissimo saggio
dalla città nomade alla città felice, cito a memoria, dove ha detto che questa sfida deve essere raccolta da uomini e donne che nella politica e nelle istituzioni siano capaci di lavorare con i tre principi della solidarietà, della responsabilità e della sussidiarietà. Grazie. Grazie Mascarucci. Mascarucci quando si autonomizza da Clementi è efficacissimo. Adesso la parola a Nicola Mattoscio, professore Nicola Mattoscio, economia, Università d'Abruzzo. Ho sentito, ma è già superato. No, ti dico, sei stato lontano da Clemente, proprio efficace. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io per l'invito. Il tempo è tiranno, allora brevemente per punti. Il primo è per rivolgermi direttamente al nostro sottosegretario, di cui siamo onorati per la sua presenza. Da cittadino avverto un errore grave che è intervenuto dopo la conclusione del referendum del 4 dicembre dell'anno scorso, e cioè si è lasciato passare il messaggio che un esito negativo di un referendum concepito male, finito peggio, possa aver dato come convincimento e come esito davvero e finale una pietra tombale sul processo di riforme istituzionali di cui il Paese ha necessariamente bisogno, e in nessun modo, a prescindere anche dai governi pro tempore che si possono accettare, può fare a meno, perché il declino, una delle ragioni del declino e del rischio del declino del nostro paese, sta proprio nelle mancate riforme istituzionali. Cosa c'entra col tema di oggi? Eh sì, perché credo che il tema affrontato oggi, e anche questa attenta partecipazione, possa essere anche una sollecitazione a chi è responsabilità più di noi per provare a richiamare ancora, a sforzarsi, sia pure un momento difficile sotto il profilo politico, quale certamente sempre è la conclusione della vita di una legislatura, sulla necessità di tenere viva alta attenzione sulle riforme istituzionali. Questo tema è nient'altro che un dettaglio, ma un dettaglio di un processo di riforma istituzionale inevitabile e indispensabile per il Paese. Quali sono gli ingredienti in questo tema? Ma certamente il processo di rigenerazione della democrazia di comunità, certamente il processo riformatore che deriva da un concetto scientifico sperimentato ampiamente nella letteratura internazionale e su cui tutta la politica italiana, anche nei componenti, come dire, per età, per giovanità, più recentemente apparsa nella scena del protagonismo della vita pubblica del nostro paese, tarda a coniugarsi e ad assumere con gravissimo ritardo di acculturamento. Mi riferisco per esempio solo a un concetto che è quello della definizione dell'adeguatezza istituzionale, l'institutional fit, che costituisce la grammatica di base per qualunque orientamento moderno di governo amministrativo nei paesi più avanzati del nostro, e che qui invece non ha ancora diritto di cittadinanza. E poi l'altro ingrediente, la nuova economia e città 4.0, mi fa piacere che il professor D'Amico lo abbia così evocato in maniera così semplice e così anche significativa. Queste sono le premesse, il contesto nel quale è nata l'idea di progetto di nuova Pescara. E allora non si può continuare a far contrastare quello che Marco Alessandrini ha chiamato macchina di distrazione di massa con il titolo dell'incontro e dell'appuntamento, cioè la città del futuro. E siccome qui ci sono i tre originali protagonisti che lanciarono la proposta pubblica di nuova Pescara, intanto le due istituzioni, Pescara Abruzzo e la Camera di Commercio di Pescara, quindi sottoscritto e Daniele Becci, e proprio il ruolo tecnico, scientifico e professionale del professor Mascarucci, beh, 5 anni fa, quando lanciamo quest'idea, certamente non pensavamo che si potesse poi prestare a essere strumentalizzate per riannare a
attriti campanilistici nella nostra piccola, piccola comunità regionale. Io ricordo che rappresentare pubblicamente la proposta e sottolineare più di 5 anni fa, attenzione, già in questa sede ribadiamo che noi siamo tutti aquilani, evocando ovviamente un grande personaggio Kennedy che disse siamo tutti berlinesi a Berlino. Inequivocabilmente, dopo il 6 aprile, la storia di questa, il 6 aprile del 2009, la storia di questa regione è cambiata, è un'altra, e quindi anche l'isolazionismo della città aquilana che ha costituito grandi problemi per questa regione e per gli aquilani stessi. Ma quella migrazione sofferta, costretta, di decine di migliaia di aquilani, accolti con affetto, con generosità, con amore, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nelle nostre cittadine, soprattutto lungo la costa, è stata la scoperta degli aquilani dell'affetto e dell'amore degli abruzzesi, ma è stata anche l'adozione della città dell'Aquila da parte di tutti gli abruzzesi. Non esiste più il tema dell'Aquila capoluogo di questa regione, è un tema risolto, ce l'abbiamo alle spalle, anche perché è un falsissimo problema che nulla ha a che fare col destino della comunità regionale. Anzi, lo dico subito per evitare gli equivoci, siccome il vero tema, caro sottosegretario, che si ripresenterà gravemente nei prossimi mesi è quello del regionalismo, di ripartire dal regionalismo, beh, un regionalismo che vede integrata l'Abruzzo e il Lazio candiderebbe naturalmente con orgoglio e con entusiasmo irresistibile la nostra città capoluogo a capoluogo di una macroarea regionale più vasta, perché dopo Roma non ci sono città importanti in quest'area anche emblematicamente che possono interpretare come portabandiera quella funzione. Siamo aquilani da questo punto di vista. Allora di che cosa volevamo parlare? E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'altra cosa, di una sfida del paese, il medio adriatico tra Bologna e Bari è un grande deserto dal punto di vista della cultura e del protagonismo dei contesti metropolitani e di dimensioni, di definizioni urbane che possano competere nel processo di costruzione della nuova Europa. Di questo stiamo parlando, di questo ha bisogno l'Italia, di questo ha bisogno il medio adriatico italiano, di questo ha bisogno non l'Abruzzo, la nostra regione, ma un'area più vasta dell'Abruzzo, un'area che va oltre la nostra regione. È da lì che poi nascono i contenuti sulle funzioni. Le funzioni di una città non sono certamente quello di avere un ufficio amministrativo in più o in meno correlato al ruolo della funzione di capoluogo di regione. Le funzioni della nuova città sono quelle della piattaforma di servizi, di integrazione, di motore propulsore della nuova frontiera, della nuova economia fatta di fattori produttivi, soprattutto invisibili. 4.0, la prima cosa, 4.0, cerchiamo di delineare in tutti i modi possibili e immaginare. Di tutto questo ha bisogno l'Abruzzo, di tutto questo ha bisogno il medio adriatico, e che non c'entra nulla con chi fa e ha la responsabilità amministrativa di capoluogo di regione. Le difficoltà, è ovvio che le difficoltà sono tante, ma vogliamo dimenticare che quando è nata Pescara si facevano anche ammazzate tra Castellammare e Pescara. Difficoltà ci sono, ma se lì devono costituire motivo per animare la macchina di distrazione di massa, beh, insomma, è il caso di dimenticare pubblicamente, caro Presidente Luciano, che non ci può stare più alcun tentennamento sui temi. Il processo si avvia, sappiamo che è difficile, sappiamo che gli ostacoli esistono, ma la sfida è storica, il processo si avvia, o ci si sente responsabile di misurarsi con la sfida, oppure è ovvio che si rischia di attardarsi sulla rappresentazione di Viale Poggio ingolfato, di Via del Circuito ingolfato, che sono dati di fatto, ma
che non c'entrano con la sfida vera. Così la lettura critica dell'esito referendario è legittimo, è giusto, quando ogni cosa che viene letto criticamente aiuta a meglio concepire il futuro in cui impegnarsi. Ma insomma, il tema mi sembra di capirsi come viene riproposto e riecheggia in continuazione. Nessuno sa dire che è un esito illegittimo, è bene, viva Dio, nemmeno male. Ma se ne infuori diciare la sostanza, e cioè dire che si era impreparati, che i cittadini non erano stati completamente informati, non erano pienamente consapevoli, o che c'era una proposta populista, io oserei tradurre così, e molto diminutivo nel significato, per cui il pronunciamento era semplicemente in termini di riduzione dei posti di lavoro. Personalmente, ma penso di poter dire insieme al Presidente Becci e anche al Professor Mascarucci, quando rappresentammo il progetto, pur se accompagnato da alcuni piccoli approfondimenti sulle economie, che davvero ci sarebbero state, ci sono, ci saranno, la nostra attenzione è rivolta alle altre cose, cioè alle opportunità nuove che la nuova città avrebbe catturato nella dinamica dei processi di costruzione della nuova Europa. E il nostro Presidente sa benissimo quante difficoltà ha incontrato nell'esercizio delle sue funzioni presentandosi a Bruxelles e vedendo che la nostra regione è tagliata fuori dalle tante direttrici di comunicazioni veloci lungo l'asse longitudinale nord-sud in direzione Mitteleuropa-Ionico. E perché mai? E perché la grammatica anche delle scelte tecnico-politico-istituzionali a livello di scala superiore vengono accompagnate e finisco da una lettura di territori. E non c'era nessuna emergenza a cui ancorare queste infrastrutture strategiche, mancando in Medio Adriatico di un luogo che avesse una carta d'identità, un nome, un cognome, una rappresentatività a Bruxelles. Così come l'esperienza del Master Plan, e concludo, francamente, se non ci fosse stato il ruolo davvero in questo livello conosciuto di si deve riconoscere di straordinaria bravura negoziale del nostro Presidente Luciano Alfonso sul tavolo nazionale che ha contribuito, che ha definito l'attribuzione delle risorse al singolo regione, ma la nostra sarebbe stata enormemente penalizzata perché le altre regioni del Mezzogiorno si sono sedute due o tre volte al tavolo del riparto del budget del Master Plan attraverso anche le città metropolitane. E noi no, niente. E voglio dire, se avessimo voluto e potuto avere quel titolo, quante altre risorse aggiuntive avremmo liberato per l'Aquila, per le zone interne, giustamente, per provare a integrare di più la nascita della nuova città, affinché non sia poi un deserto intorno con il resto del territorio regionale. Ora, io capisco che in 5 minuti non si possa entrare nel merito tante cose, però una precisazione e poi una battuta finale la devo fare. La precisazione è che le periferie oggi già esistono. Sindaco, sai quanto io amo una grande Montesilva, lo frequento, eccetera. Ci conosciamo da tanto tempo, io stimo moltissimo. Andrebbe fatto un applauso particolare al sindaco Maragno perché comunque si è pronunciato a favore del processo e anche in tempi non sospetti, perché ricordo anche prima che venisse anche detto, anche in tempi non sospetti. Però Montesilvano, che amiamo tutti, purtroppo ahimè è già una grande periferia. È esattamente il contrario. La nuova città deve dare, è un'opportunità finché questo non sia più. Ma Sportore, il museo dell'automobile antico, non so come lo vogliamo chiamare. Ma quando e come potrà davvero nascere se non viene concepita come un'infrastruttura di una nuova città che si candida ad essere conosciuta anche per avere quell'infrastruttura in Italia e nel mondo? Già lo è in parte una periferia. Il tema della periferia o non periferia non è di chi gestisce il servizio, e a questo riguardo, tranquillità per tutti, la nuova città non può che nascere non con l'abolizione delle municipalità, con la loro precisazione di un ruolo virtuoso da rigenerare
altro che abolizione. E ha fatto bene anche il professor D'Amico a alludere a possibili anche rimodulazione della definizione amministrativa della stessa città di Pescara. Insomma, qui il vero tema è, come lo diceva Oscar Wilde, un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. O ragioniamo così, oppure, come dire, ragioniamo delle piccole cose. Grazie Nicolino Antoscio. Adesso la parola al Presidente Luciano D'Alfonso. Sarò rispettoso dei tempi. 5 minuti. Perché voglio consentire il migliore intervento possibile a chi parlerà dopo, dando luogo anche ad un versamento in atti del punto di vista dell'ordinamento regionale che, per generosità dei cittadini, io naturalmente qui mi sforzo di rappresentare. Io voglio dirla tutta, quella che è la struttura del mio pensiero, che è un pensiero che si è messo in cammino da subito, ha conosciuto anche l'evoluzione della fertilità dell'onestà intellettuale. E per aiutarmi, rispetto a quello che voglio dire, sperando con la chiarezza che io desidero e che voi meritate, cito addirittura il testo di un libro che io vorrei regalare a tutti senza finire in una condizione di reato, che è L'inevitabile di Kevin Kelly, casa editrice Il Saggiatore, dove spiega perché a un certo punto si pone la categoria dell'inevitabile nella vita delle città. L'inevitabile per il come lo descrive questo straordinario intellettuale, che è un futurologo, è uno studioso del futuro delle città, dei territori e dei programmi di vita delle persone in relazione alla tecnologia. Io, se la dovessi volgarizzare, direi che è l'accettare l'esodo che a un certo punto non riguarda solo le persone ma anche le istituzioni. Ci dobbiamo mettere in una condizione di esodo, esodare da quello che era e trovare nuove forme. Io non ho mai avuto genuflessione nei confronti della categoria della demografia, tant'è che la distinzione tra me e autorevoli anche docenti presenti qui, persone dell'economia con più o meno successo, la distinzione tra me e quello che cercavo di dire sforzandomi e quello che hanno detto e lasciato scritto loro, io ho visto in capo a loro una maggiore scommessa circa il ruolo dell'ingrandimento demografico. Io invece ho cercato di tratteggiare la vera grandezza delle città che va meritata in relazione a nuove infrastrutture, a più reti, a più flussi. Per fare accadere questo c'è bisogno di trovare una nuova classe dirigente che accetti la sfida dell'esodo. La riprova è esattamente, non sarò d'annunziano, D'Annunzio, quando lo richiamarono perché doveva rientrare e fare il numero, lui citò l'urina. Non dirò che quello che è stato fatto qualche giorno fa e soprattutto detto assomiglia alla categoria di D'Annunzio quando uno usciere gli disse rientri perché deve fare il numero. Ma francamente non c'entra nulla con quello che serve in questo momento, in questa fase, alla vita di riorganizzazione istituzionale delle città. Penso che lo diranno con una maestria inarrivabile sia Vitritto che la Amici. Qui si pone proprio la crisi della città in corrispondenza di una crisi che ha distrutto le antiche categorie dell'Ottocento, spazio e tempo. La figlia del ministro emerito Severino, che io non dovrei avere in simpatia per tutto quello che voi sapete, è cittadina del mondo, nel senso che non fa più quello che fa la mamma che il venerdì e il sabato va nei negozi a comprare ciò che le serve,
e si fa le passeggiate nei luoghi di dignità di queste città, ma compra attraverso i grandi venditori che usano le reti della digitalizzazione, dell'internet delle cose, del commercio elettronico. Un'articolazione di Google che si chiama Alphabet mette in crisi la categoria dell'urbanistica, e non lo dico per dare l'ennesimo fastidio a Stefano Civitarese secondo un certo racconto pescherese. Alphabet sta ripensando il rapporto tra volumi e spazi attraverso il massimo utilizzo dei dati che consentono informazioni. E dentro questo noi ci presentiamo con la storia del rapporto Pescara-L'Aquila. Mi ricordo una stagione vergognosa, davvero alcolizzata, quando dalle due parti si discuteva di dove dovesse andare l'ufficio regionale del lavoro. Melilla allora era segretario della CGIL, c'era un rettore emerito diventato politico che sfidava Pescara nel tiro alla fune su dove dovesse andare l'ufficio regionale del lavoro. Oggi quell'ufficio ha il problema di essere portato sul tavolo di Lolli per la crisi del senso di quell'ufficio. E noi vogliamo riportare questo davanti ai bicchieri di vino? Serve allora un'altra idea di città che strumentalizzi, incassi, si nutra, riesca a nutrirsi, si fertilizzi di questa nuova coppia che va oltre la grandezza degli spazi, l'utilizzo del tempo. A Rotterdam il sindaco di Rotterdam si vanta non perché ha difeso la motorizzazione o l'economia dei caffè dei dipendenti della prefettura, pure questo ho dovuto leggere su un giornale. A Chieti un pezzo di classe dirigente ha rivendicato come successo il fatto che ha difeso non so che produce non so che come economia dei caffè degli impiegati pubblici. Il sindaco di Rotterdam si vanta perché dice: io al porto ho portato l'internet delle cose. Allora, se questo è, perché io mi sono sentito precettato? Da che cosa? Premesso che ho disistima di alcuni quando si cimentano nella democrazia, perché ho un'idea elitaria della democrazia. Questo è, lo dico ad amici che anche a Vetrito, questa è la regione che ha dato i natali a Panfilo Gentile, che ha schiaffeggiato tutti quando tutti magari si accasciavano sull'idea della democratura, quando pone lui l'obbligo che le classi dirigenti non possono essere quelli che ragionano dalla cinta in giù, magari per avvicinarsi alla peluria delle pance, ma la classe dirigente deve sapere cosa fare, dove andare, qual è la dritta, il di più e il meglio. Allora, non avendo cessione rispetto ad una certa idea, diciamo, delle ginnastiche, delle espressioni rumorose, ma non si può non valorizzare che moltitudini di decine e decine di migliaia di persone, nel generale disinteresse, abbiano fissato questa tratta, questo dato. Non basta più l'attuale organizzazione istituzionale, dovete evolvervi. L'hanno fatto nella maniera del referendum, usando lo strumento delle elezioni. E qual era la maniera migliore? Una piazzata dentro quattro mura con 28 click? Qual era l'altra maniera più efficace di questa? Decine di migliaia di persone, quelle persone che magari nel Novecento sarebbero andate alle sedi di partito, che oggi non ci sono più, con la capacità dell'accoglienza, avrebbero seguito i dibattiti dei consigli comunali, che non ci sono più capaci di attrarre. Hanno scelto il momento dell'urna e del voto, cogliendo la coincidenza della nuova classe dirigente regionale e municipale. Partiamo da lì. Quanti sono, Nicola? 116.000 i partecipanti nella distinzione di sì e no, giusto? Con maggioritario voto per il sì. Io non lo voglio mitizzare, ma partiamo da questo. Dobbiamo dare nuova forma a queste città. Io vorrei, per esempio, che questa nuova città, che deve essere procedimentalizzata e definita attraverso il percorso della legislazione regionale, sia una città che sia capace di rispondere a questi interrogativi. Primo,
come possiamo configurare un di più di qualità di cittadinanza per chi sta dentro questa città? Nel Medioevo le città si facevano riconoscere per il di più che loro offrivano e mettevano sul tavolo. San Miniato era la città che meglio di tutte le altre faceva fare risparmio. Ci sono alcuni banchieri nel passato che vi potrebbero aiutare a ricostruire questo passato. O San Marino era la città dove di più le libertà si configuravano. San Marino nasce così, mica nasce, diciamo, per la vendita dei gadget. Era il luogo dove si trovava riparo, e riparo nella libertà anche per chi era impedito, cercato, ricercato. E quella città trovava senso ed era irripetibile, quella città era immaginabile, desiderabile, perché metteva sul tavolo quel di più che si trovava solo in quella città. O Piombino era la città nella quale c'era il pacificatore eletto democraticamente. Voi immaginate, Piombino era una città nella quale c'era un pacificatore. Nel 960 esisteva il conciliatore delle finanze. Noi abbiamo San Giovanni da Capestrano che era pacificatore in Abruzzo nel 1550. Piombino ha avuto il pacificatore che veniva eletto, non mandato al Vaticano, e Piombino era cercata come città perché metteva sul campo questo di più. Questa città nuova che noi facciamo può accettare la sfida di essere qualcosa in più delle altre, specializzandosi? Nel tempo della digitalizzazione che dice Kevin Kelly, nel tempo della sfida che lancia il sindaco di Rotterdam, noi siamo la città dell'economia dell'acqua con internet delle cose, nel tempo delle zone economiche speciali. Io mi ricordo Nardizzi dalla capigliatura corvina e pienamente nera, che voleva per tutti i cittadini che entravano a pescare il diritto di arrivare davanti alla porta del commercio. Quella era una maniera di interpretare il rapporto tra pescare l'altro da sé e di fare anche economia. Ti porto fino all'ultimo minuto, all'ultimo centimetro, e ti faccio essere consumatore, acquirente. Ovviamente deve essere ripensata quella prossimità lì, quella frontalità di ingresso dentro alla mattonella ultima dove c'è il prodotto che viene cercato e che magari veniva offerto da Galdo, si chiamava Galdo. Qual è la prossimità nuova che può offrire la nuova città a chi vuole venire qui? Lancio la sfida. Mia figlia Benedetta a Chicago ha detto: papà, ma le università funzionano anche di notte. È immaginabile che Pescara si faccia riconoscere non per il bicchiere di vino durante le riunioni di alcune commissioni, ma si faccia riconoscere perché ci sono università che funzionano anche di notte. E perché magari si fanno 200 giorni l'anno senza il rumore e l'ammaloramento dell'atmosfera e di quello che noi respiriamo, come ci diceva Torlontano, e perché abbiamo una capacità di miglioramento dell'offerta pubblica del trasporto collettivo, e sapendo che di qui a 20 anni noi avremo i droni che faranno i trasporti, e immaginare un aeroporto anche su misura dei droni, come dice l'amministratore delegato di Poste del Fante. È questa la sfida o no, amici? In politica è entrata la categoria della vergogna. Io ho avuto la fortuna di avere un professore all'Università di Teramo che mi ha insegnato che le parole sono delle divinità. Io ho voluto esaurire il significato di vergogna. La vergogna evoca un sentimento, diciamo, di rimpicciolimento dentro di sé. Se fosse una lumaca e la lumaca si vergognasse, la lumaca torna dentro di sé. Io mi sono vergognato l'altro giorno. Mi chiedevano alcuni contrattualizzati della carta stampata o delle televisioni, che loro hanno il loro da fare, devono fare il prodotto, un po' come i panettieri, hai da dire? Io volevo usare il lanciafiamme. Però mi sono affidato a questo sentimento nobilissimo della vergogna, nel senso che sono tornato dentro di me. Ho detto: ma quanto è grande quello che c'è da metterci in più per far capire quello che serve. Ho parlato in dialetto con alcuni consiglieri, perché poi, come si dice, il dialetto alla fine è la chiave di tutte le cose, perché ti dice esattamente cosa viene cercato. E un consigliere comunale molto onesto mi ha detto: io voglio rimanere in vita.
E noi dovremmo, professore Urrua, trovare una via di uscita che consenta il mantenimento in vita. Magari cambiando pelle, si chiameranno consultori. Mi è stato spiegato che uno, se non rimane in vita, torna non so dove a fare il suo lavoro. Io penso che la politica venga fatta nel secolo, come dice Ravasi, e il secolo è il tempo che corre, e va situata la politica. Se l'esigenza per abbassare il tasso di antipatia è questa, affrontiamola. Affrontiamola. Senza nessun tipo di atteggiamento tecnicalissimo, affrontiamola, però non diamo dignità di notizia, non facciamo in modo che sia questa l'attrazione. Di questo ci si occupa in una stanza chiusa senza finestre, si affronta una volta tutti gli argomenti di questo tipo di letteratura. Per me è una questione anche colui il quale vuole difendere ciò che ha guadagnato battagliando, anche quella che si chiamava la guarentigia. Difendiamo anche questo, perché per me non è questo il dramma inaffrontabile. Però non possiamo non cogliere la magia di questa straordinaria effervescenza. Una magia che non è vero che intervenendo regalerà a tutti, per esempio, come quando ci fu l'intervento dell'Italia in guerra nel 1915-18, tutti si aspettavano. Chi non avesse la sposa la trovava, chi aveva i debiti li perdeva, chi aveva i conflitti li superava. Non è che questa vicenda donerà soddisfazioni a tutti magicamente. Si tratta di lavorarci, di metterci energia vitale, contenuti culturali. Dov'è che io attacco l'iniziativa all'inizio? Venne raffigurata come una specie di olio magico, dove i fiumi di denaro arrivavano a flotte. Ragazzi, non si può fare questo. Noi dobbiamo dire la cosa vera, non ci sono lingotti d'oro che pervengono sui tavoli di questo nuovo comune, ma si intercetta un'energia straordinaria che ci riconfigura classe dirigente. Io vorrei essere legittimato a candidare questa nuova Pescara come la città della velocità e della qualità della velocità dei dati 5G, e vorrei dialogare con l'amministratore del Fante Bazzanini di Open Fiber per fare in modo che l'aeroporto militare chiuda, perché non serve a nulla, e diventi l'aeroporto di Google. Ma se faccio una cosa del genere senza questo tipo di campo elettromagnetico culturale, mi si dice, ne facciamo un'altra, di una qualche somiglianza, in un luogo dove prevale il bisogno? Risparmio il dibattito sulle mura sanitarie, anche quella ha una quota di vergogna che prima o poi viene a mazza. Ma la mazza, come si è già detto, non perde. Ma scusate, il chilometro del sito dove si impianta il cantiere, a chi se ne frega? L'importante è che si facciano quelle mura con quelle bravure, con quell'organizzazione e con quella capacità di offrire. E dovremmo fare davvero come si fa nella scelta del giudice naturale nei processi penali. Non si permettano di aprire bocca agli interessati. Non si permettano. Io anche questo voglio incassare nella nuova città. Uno spirito davvero ritrovato di progetto e di pensiero, di lunghezza completamente nuova, dove ciascuno rivede con la luce giusta quando è che deve stare in silenzio perché ha il conflitto di interessi. Io questo ci vedo nella nuova Pescara. Non ci vedo che i debiti scompaiono, la facoltà di storia contemporanea, scusate, la facoltà di storia dell'Università del Salerno, ha fatto uno studio molto interessante che è stato pubblicato da Rubettino sui debiti degli staterelli precedenti allo Stato unitario. Quelli non sono scomparsi. Cioè, io non aspetto nessun tipo di fantasmagorica disintegrazione. Quelli sono il punto di lavoro di Guido Dezio e dei suoi omologhi e del prefetto Verde,
che sta al Ministero degli Interni. Dovremmo allineare i linguaggi, i contratti, le consistenze, i software. Ma come dice il bravissimo, oggi era da sposare, Luciano D'Amico, si può fare. Si tratta di lavorarci. Meno esternalità, meno calci alle ginocchia, ma si può fare, lo si è fatto. E facendo quello nasce la classe dirigente, facendo quella roba lì, allineando quei linguaggi, si aprono le vedute. Io sono contento e mi avvio davvero alla conclusione di questo mio intervento alla pari. A dicembre avremo Bassanini, Delfante, Cacciari, Ravasi e Mister Google Italia a parlare di nuova città. Dicembre è il mese in cui approviamo la legge. Io vorrei che gli amici di Confindustria ci aiutassero a organizzare la festa. Fare festa significa fare gioia, ma significa anche chiudere fuori dalla porta coloro i quali non hanno capito il ritmo di questa vicenda. Io vorrei parlare con i miei avversari dicendo pacifichiamo, perché sta accadendo un fatto nuovo. Togliatti, davanti al fatto nuovo, addirittura si tolse da sé e organizzò la pacificazione. Fu Togliatti, Armando, vero? Ministro della giustizia. Noi abbiamo bisogno anche di una grande pacificazione che abbia la forza di ripartorire questa città. Quando è nata la città di Pescara nel 1927 ci furono le trattative. Licio Di Biase, su questo è leggibile, su questo ha ritrovato dei documenti che ci fanno sapere che per esempio la trattativa riguardò l'apertura di 2 punti di vendita dell'olio ai Colli, l'apertura di un punto di acqua che è la fontana che sta lì vicino alla basilica e l'apertura di 5 di punti di luce. Ci fu una trattativa, poi pare che ci sia stato anche un sindaco che si sia aggiustato un po' di terra, credo che si chiami Leopoldo Muzzi, però su questo non mi pare che abbia agito la squadra mobile di allora, può essere anche che venga riaperto un dossier. Questo fu il tema delle trattative, ci fu la trattativa e la trattativa con Sfoltore e Montesina noi la dobbiamo fare. Quando il sindaco di Sfoltore, che per me rimane sempre ascoltabile, dice, e non è adesso una stilettata al da me stimato Stefano Civitarese, ma una infrastruttura sportiva la possiamo immaginare anche come elemento di conciliazione per questo tempo difficilissimo della partenza? Adesso non è quello magari, perché non è che tutti gli sport si fanno con i piedi, ci sono anche altre attività sportive e ci sono anche altri involucri che possono ospitare il tempo liberato della persona, però un'idea di collocazione di infrastrutture nei tanti altrove. Io non sono nato a Pescara, non ho avuto la fortuna di sbucciarmi le ginocchia a Pescara. Io per esempio invidio Carlo Masci, che ha interpretato da certo punto di vista un certo spirito pescarese, per esempio quando capì il valore del tempo libero del fine settimana, quell'incontro tra alcune attività economiche e il tempo liberato di alcune generazioni. Io se avessi avuto la fortuna di nascere a Pescara, ma fu un fatto dell'utero di mia madre, non è che ho deciso io, mi sarei sbucciato le ginocchia, mi sarei fatto il bagno al fiume Pescara, sarei stato quel solito azzardatore che l'ho fatto al fiume Lavino a Letto Rompello, ma non mi ha dato la stessa consistenza culturale. Beh, io mi sarei posto la domanda, quanto Pescara cerca lo spazio liberato, il vuoto urbano, quanto cerca il verde, quanto cerca la qualità del costruito, quanto cerca per esempio un rapporto diverso tra scuola, il tempo della mamma che lascia il bambino a scuola. È incredibile quello che io ho visto a Pescara, bambini che vengono lanciati perché non c'è lo spazio del saluto, venditti in Bazzirende. Reimmaginare per esempio un ritrovamento di luoghi dove si realizza conciliativamente il genitore, il bambino, l'insegnante che viene salutato attraverso un ridisegno di tutto questo. Ecco, io qui ci vedo un patto tra queste città dove si allarga, si allunga, si ingrandisce, si esalta quel rapporto nuovo tra spazio e tempo che ho cercato di dirvi attraverso l'uso anche della tecnologia, che è davvero una doppia evoluzione. Però ci dobbiamo mettere la classe dirigente, la politica. È bellissimo che nell'orario
di soccorso sanitario alle 10:30, chi ha bisogno di soccorso sanitario comincia ad avere bisogno delle prime vicinanze fisiche. Noi alle 10:30 di sabato mattina abbiamo fatto una riunione senza nessuno spingimento, per favore vieni perché se no faccio brutta figura. È straordinario quanto questo sia nell'agenda di riflessione di molti cittadini liberi e autonomi, di professionisti. È davvero un tema sul quale costruire proprio una specie di stagione di democrazia ritrovata. Io mi fermo qui, avrei altro da dire, ma lo farò da cittadino, dirigente di partito, e ascolterò la dualità che c'è dentro di me. Io sono persona fisica e persona giuridica. Io come persona giuridica sarò un cinghiale, perché deve accadere questa cosa. E poi come persona fisica e politica mi impegnerò a non farla essere un inganno, a non far nascere la periferizzazione, ad evitare che ci sia il mito dei lingotti d'oro.